carrello MTK è un carrello saliscale elettrico che può portare nelle scale pesi fino a 310 kg. È ideale per trasportare oggetti gravosi come distributori automatici, stufe, monoblocchi, caminetti, porte blindate, fotocopiatori e molti altri. MTK può fungere da carrello manuale nel piano e si aziona nelle scale premendo i pulsanti che si trovano nella parte superiore del manico. L'intero sistema di alimentazione si accende inserendo l'apposito spinotto nel gruppo batterie. Si accenderà così una luce rossa di avviso che si spegnerà automaticamente dopo circa 3 minuti di inutilizzo. Per spegnere il sistema consigliamo quindi di rimuovere sempre lo spinotto dalla batteria o la batteria stessa dal carrello. La batteria si inserisce facilmente spingendo il box nelle guide e tenendo contemporaneamente premuto il fermo verso il basso, medesima azione per poi rimuoverla. Per un uso sicuro ed affidabile, osservare i seguenti suggerimenti. Accertatevi sempre che non ci sia qualcuno sotto il carico. Non mettete mai le mani all'interno del meccanismo di sollevamento se la batteria è inserita. Ricordiamo che ogni tipo di carico deve essere legato al telaio del carrello con le cinghie di sicurezza che Nuova Tecnica Trasporti fornirà in dotazione. La pressione dei pneumatici deve essere la stessa per evitare sbilanciamenti quando si opera nelle scale con pesi gravosi. Salire e scendere con la parte superiore del manico, regolare il manico in una delle tre posizioni possibili secondo le dimensioni del carico, piegare totalmente il manico superiore solamente nelle operazioni di carico e scarico dagli automezzi. Passiamo ora alle vere operazioni di salita e discesa. Ecco come salire le scale. Applicate il freno di salita su entrambe le ruote tirandolo verso l'alto. Per facilitare l'inclinazione del carrello sulle ruote una volta carico, consigliamo di usare il braccio di sollevamento come leva per far poi pressione con il piede. Tenendo premuto il pulsante salita si mette in moto il braccio di sollevamento che solleva MTK sul gradino successivo. Questo procedimento si ripete fino a che non rilasciate il pulsante. È importante assicurarsi che non appena le ruote principali atterrano sulla pedana successiva del gradino, il carrello sia tirato immediatamente indietro contro l'alzata del gradino successivo. In questo modo evitate il rischio di lavorare nel margine dei gradini. Una volta arrivati nel pianerottolo, il carrello torna a lavorare con le ruote principali. Per riuscire a sterzare in pianerottoli stretti, consigliamo di azionare il braccio meccanico fino a che venga sollevato leggermente il carico. A questo punto, grazie alle due rotine rosse, sarà più facile manovrare il carrello per la prossima rampa. Per scendere le scale. Applicate su entrambe le ruote il freno meccanico per la discesa, assicurandovi che le ruotine bianche tocchino il suolo. Spingete il carrello verso il bordo del gradino ed automaticamente l'MTK si bloccherà. Tenete premuto il pulsante di discesa e non appena si atterra sulla pedana sottostante, spingete il carrello verso il margine del gradino. Questa operazione dovrà essere ripetuta per l'intera durata della scala. Come ricaricare la batteria? Le batterie interne all'interno del box batteria stesso non richiedono nessuna manutenzione, sono sigillate e ricaricabili. La loro durata dipende in gran parte dai cicli di caricamento e scaricamento. Per esempio, se si evita lo scaricamento totale delle batterie piombo acido,
è possibile effettuare ben più di 1000 scaricamenti parziali ed ottenere più di 200 volte la capacità totale della batteria. Per questo motivo evitate di scaricarle completamente. Ricaricate le batterie il più spesso possibile. Le batterie piombo acido sono soggette al cosiddetto autoscaricamento ed è per questo che le batterie all'innesto rapido dovrebbero essere ricaricate dopo un massimo di 3 settimane di utilizzo. Non lasciate la batteria scarica o mezzo scarica, ricaricate sempre dopo l'uso. La temperatura ottimale per la carica è di 20-25 gradi centigradi. Il carica batterie. Il caricatore è di alta precisione, dotato di operazioni automatiche a due fasi e di tecnologia a controllo digitale. La prima fase è il caricamento rapido, la seconda è il caricamento centellinare. Per verificare la carica della batteria, connettetela al caricatore senza tensione della rete. Il risultato del test apparirà dopo circa 9 secondi. Per caricare la batteria, semplicemente collegatela. Il voltaggio a circuito aperto della batteria viene visualizzato per primo, poi il livello della corrente di caricamento viene visualizzato da una barra lampeggiante. Una volta che la batteria è completamente carica, il caricatore si tramuta in caricatore centellinare. Non è possibile caricare in eccesso la batteria. Il simbolo della batteria viene visualizzato da 4 barre. Il consiglio per tutti gli operatori novelli è di acquisire la giusta pratica all'inizio con pesi non eccessivamente gravosi, prendendo familiarità con il carrello. È importante comprenderne il giusto funzionamento. Sconsigliamo vivamente di prestare MTK a persone terze non qualificate all'uso, senza trasmettere loro informazioni sul modo di utilizzo e manutenzione. Nuova tecnica trasporti su scale, vi auguro un buon lavoro senza più fatica.